Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Ciao Guido. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video guida e finalmente ci stiamo avvicinando al momento della redazione di quello che poi è il succo che più ci piace su questo canale, ossia di tutti gli approfondimenti competitivi sulle meccaniche nuove che sono state introdotte in Pokémon Scarlatto e Violetto. Oggi ci occuperemo degli oggetti, però prima di cominciare voglio aprirvi il cuore e poi parlarvi invece di un'altra cosa riguardante il level up, quindi statemi un attimo a sentire. Prima cosa, ci sono rimasto, lasciatemi dire, senza nessuna voglia di fare del vittimismo, un po' male, negli ultimi giorni, laddove, beh, diciamo le cose come stanno, non sono stati meramente premiati tutti gli sforzi che non solo io, badate, ma ben altre anche persone, una dozzina circa del nostro staff che compongono la nostra famiglia, no? Del canale competitivo, hanno fatto al fine di darvi tempestivamente al day 1, day 2, tutta una serie di guide assolutamente con la più certosina attenzione nell'evitare gli spoiler, salvo poi invece vedere nei commenti che ci sono persone che addirittura si sono disiscritte per paura di spoiler o cosa. Sorvolando su sempre il solito discorso del se non si vuole appunto avere spoiler basta non aprire tali video, dato che per quanto riguarda le nostre di Tamba, a differenza di altri canali, non abbiamo nessun tipo di spoiler appunto nella copertina. Lasciatemi dire, ma veramente con il cuore aperto, beh, abbiamo fatto tantissimo per darvi magari contenuti tempestivi e poi ci siamo in realtà sentiti tacciati di essere magari troppo avvenenti con gli spoiler. In realtà sappiate che ci sono guide pronte, fatte, che farebbero tantissime views che io non tiro fuori adesso, perché se le tirassi fuori automaticamente allora lì sì andrei a spoilerarvi, così come ci sono un sacco di approfondimenti competitivi che sto aspettando a fare, perché ovviamente il competitivo, come voi ben sapete, prevede che si usino spesso e volentieri, per non dire sempre, Pokémon che magari sono molto alti nel numero del Pokédex, da leggendarie, evoluzioni, eccetera, eccetera. Quindi, signori miei, io come faccio a far crescere questo canale se non produco dei contenuti che sono tempestivi e dettagliati quando esce un gioco nuovo? Come faccio a fare innamorare il mondo del competitivo se peraltro coloro che dovrebbero aiutarmi a fare numero e ad aumentare, a fare snowball, poi vanno a disiscriversi? Non lo so, forse allora ci meritiamo che siano altri i giochi che vengono più apprezzati nel mondo del web e non davvero il competitivo Pokémon. Ci rifletterò. Detto questo, signori miei, vi volevo anche parlare di una cosa, in realtà, qui sì, molto carina, e poi andiamo subito a parlare dei nostri oggetti nuovi, meravigliosi. Se non volete spoiler, chiudete il video. Detto questo, vi parlo della Black Edition di Level Up, perché come ormai ben sapete, me l'avete vista assaporare più e più volte, e farò lo stesso anche adesso mentre ve ne parlo, è uscita Black Edition. Fino al 30 novembre c'è la promo, ragazzi, monstre di Level Up, cioè c'è la promo delle promo, cioè la 2x1, che vi permette di prendere due, ragazzi, due prodotti al prezzo di uno con il codice sconto Pardini2. Attenzione, non è il codice sconto Pardini, è il codice sconto Pardini2. Inoltre, al di là di tutto ciò, c'è un ulteriore per voi vantaggio. Infatti, a questo giro c'è anche una scalettatura sugli ordini, perché se fate ordini superiori a 48 euro avete un omaggio, un pacco da 6 di Ice Tea Galaxy, 68 più avete omaggio a Pax di 6 di Ice Tea Galaxy più gli RTD Shiny Dragon, però superiori a 98 avete poi anche altra roba, una nuke di Hydration, eccetera, eccetera. Quindi io vi invito, se volete provare i prodotti Level Up, beh, fatelo adesso, perché sostanzialmente basta andare sullo store, mettere Pardini 2, riempire il carrello, e invece che il carrello vi riempiono il garage, probabilmente. Detto questo, ragazzi, io lancio lo stacchetto, voi lasciate mi piace, mi faccio un sorso, perché le giornate sono belle, piene, e anche oggi non faremo eccezione, che alle ore 14 vi aspetto su Twitch e anche su TikTok con il multistream per partire con un'altra live insieme a Curolili. Partiamo. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione! Allora, partiamo con un crescendo. Uno degli oggetti abilità che io ve lo mostro, chiaramente, secondo me non sarà competitivamente valido, a meno che non davvero escano delle strategie che prevedano il cambio ossessivo compulsivo delle abilità altrui. Mi viene a mente Gastrodon o cose del genere. Però, scudo abilità, Ability Shield in inglese, così ci abituiamo anche un po' alla sua
terminologia in inglese. Il Pokémon ha lo scudo abilità, previene che la sua abilità venga cambiata. Quindi Worry Seed, Skill Swap e tutte queste cose vengono in qualche maniera prevenute dal Pokémon che detenga lo scudo abilità. È il primo oggetto che si avvicina nella storia dei Pokémon, competitivamente parlando, a questo tipo di peculiarità. Io, per completezza di ragionamento, ve lo metto, però secondo me qui possiamo già, in maniera molto veloce, andare a passare oltre, perché onestamente io non prevedo che questo Ability Shield, questo scudo abilità, venga in qualche modo giocato. Però io ve ne ho parlato, quindi amici come prima. I prossimi invece saranno veramente, secondo me, devastanti. Su tutto ce ne sarà uno, ragazzi, indecente, che infatti mi terrò per ultimo, perché insomma le leggi del marketing prevedono questo. Guantone. Guanto protettivo che aumenta la potenza delle mosse sferrate con le pugni nelle mani e che previene il contatto diretto con il bersaglio. Se voi date il guantone a un Pokémon che utilizza Fire Punch, Mach Punch, Ice Punch, Thunder Punch, la sua potenza delle mosse sarà aumentata solo dell'1,1, sembra. Apriamo anche una parentesi. Siamo ancora nei primi tempi dove stiamo cercando di estrapolare informazioni, soprattutto matematiche, per quanto riguarda quello che poi è il moltiplicatore da dover eventualmente applicare a determinati nuovi oggetti e funzionamenti. Ecco, sembra che aumenti dell'1,1, c'era stata una voce dell'1,5, ma infatti effettivamente secondo me sarebbe stata un po' esagerata. Inoltre, e questa è una cosa ancora da verificare, e mi piacerebbe che magari a mo' di simposio competitivo potessimo fare anche insieme qua sotto nei commenti, che voglio numerosi perché voglio sapere peraltro qual è il vostro fra questi oggetti, se li conoscevate, se non li conoscevate, quello che secondo voi avrà l'impatto maggiore in competitivo, ma insomma, penso che la risposta, quando vi andrò a svelare l'ultimo, sia abbastanza palese. Sembra che non vada a staccare, come dire, ad aumentarsi all'effetto di Iron Fist, l'abilità che aumenta già di per sé in maniera proprio quasi equivalente le mosse cazzottone, va bene? Però vediamo, valutiamo. Inoltre non fa contatto con il bersaglio. Mi viene a mente possa essere utile per magari Ferrothorn, Pokémon che hanno mosse con spine efferate, eccetera, eccetera. Ferrothorn, peraltro, insomma, non sembra essere nel Dex, quindi non mi viene a mente, giusto per magari non scottarsi, non prendere la paralisi di statico, di Flame Body. Sì, per l'amor del cielo. Dipende la sua utilità, sempre come al solito, se nell'usage, nei primi 20 Pokémon usati, ci sono 19 Pokémon con statico. Ecco, beh, allora, cazzo, oggettone, va bene? Altrimenti, no. Vedremo. Buonino. Se l'Ability Shield da 0 a 10 gli do 3, questo gli do 5,5, Si potrebbe applicare di più per arrivare, secondo me, alla sufficienza. Buono, ma non troppo. Se stacca con Iron Fist, allora ne possiamo riparlare. Andiamo al prossimo. Foglia Carbone, Mirror Herb. L'abbiamo vista durante i trailer mondiali, può essere molto situazionale, ma ne parliamo fra poco. Permette, strumento monouso, attenzione, permette al Pokémon che lo detiene di copiare gli aumenti delle statistiche di un Pokémon avversario. Vi ricordo che peraltro questo oggetto serve anche per passare le mosse uovo nel funzionamento, per trasmissione delle mosse uovo nel picnic nel quale trovate già la guida, sì, quella guida che fa disiscrivere le persone. Madonna, ho messo un polemico, però no, ragazzi, sono rimasto veramente male. Vabbè, sorvoliamo, andiamo avanti. E che in battaglia può andare, magari fanno belli drum, foglia carbone, siuschi, più 6 anch'io. Oddio, molto situazionale, bisogna un po' vedere. Ci sono delle cosine in questo avvio, secondo me, di competitivo, che prevedono aumenti di statistiche. Non vi faccio spoiler, ne parleremo penso comunque in settimana, specialmente di uno. E insomma, vediamo un po'. È interessante. Diciamo che se parte particolarmente forte la moda dello startup, allora ce lo vedo, altrimenti no. Anche questo è un altro strumento che è abbastanza vincolato a quello che è l'usage, secondo me. Cioè un usage di tanti Sword Dance, belli drum, c'è Zubairin, quindi potrebbe starci, o altri Pokémon che ancora non menziono, potrebbe assolutamente essere forte, altrimenti no. Vedremo. Comunque compratelo, è utile, perché anche solo, come detto, per passare la trasmissione delle mosse uovo, il video comunque lo trovate sul canale. Andiamo avanti. Ora si comincia a fare veramente sul serio, raga. Questo gasa tantissimo. Direttamente dal multiverso di Harry Potter, ragazzi, arriva l'anonimanto, il Covert Cloak. Il Pokémon che ha l'anonimanto non subisce gli effetti aggiuntivi delle mosse avversarie. Un giocatore un po' inesperto potrebbe dire, vabbè, cioè, sti cazzi, ti fanno lanciafiamme, non prendi il burn, ti fanno ice beam, non prendi il congelamento forte, ma
un po' situazionale. Considerate che è effetto aggiuntivo anche il tentennare di bruciapelo. Io posso dare l'anonimanto a un Trick Room Setter che non mi prende bruciapelo. Cioè me lo prende, ma non mi tentenna e mette Trick Room. Va là, partita subito cambiata, subito in discesa. E l'anonimanto, ragazzi, attenzione, attenzione. Lo vedo su Pokémon, chiaramente Trick Room Setter, secondo me come suo best usage. Può non essere assolutamente male. Poi, magari, il Pokémon Trick Room Setter, che se lo mette addosso, sta anonimanto, uno dei doni della morte, per cercare di ovviare al bruciapelo avversario, implica anche che non prenda effetti aggiuntivi classici, quindi Fulmine Para, Lanciafiamme Burn, Drop di Moonblast, Frana Flinch, ok? Quindi tutte cose che diventano per l'utilizzatore dell'anonimanto assolutamente serene. Beh, secondo me può essere assolutamente forte. Questo, secondo me, lo vedremo di nicchia. Ripeto, specialmente in Trick Room Setter, cioè, ma lo vedremo tutta la vita. I prossimi però sono fighi. E poi ce n'è uno, vabbè raga, ce n'è uno. È l'ultimo, tanto ve lo parlo per lui. Mi casa. Beh, vi devo menzionare anche questo. Capsula energetica Booster Energy. Strumento tenuto in grado di attivare le abilità dei Pokémon. Noi qui definiamoli paradosso, senza che ci sia bisogno della condizione meteorologica campo. Ok? Se siete qua, ora, fuck you spoilers, porca vacca, perché probabilmente vi interessa la parte competitiva, altrimenti saltate a quelli dopo senza... Quindi andate nell'avanti veloce quando cambia l'oggetto, è buona. I Pokémon paradosso hanno le abilità che vengono triggerate o da sole, quelle di Scarlatto, o forma futuristica, campo elettrico, va bene? Questa capsula, se detenuta, fa sì che queste attività, queste, pardon, abilità, si attivino, va bene? Di loro. Quindi è uno strumento che verrà giocato, perché non sarà proprio sempre facile mettersi nel team motorcolo o specialmente il campo elettrico. Quindi io penso che questo lo vedremo specialmente sulle forme futuro di Violetto, perché Torkoal in realtà può anche quasi essere facile per ovviare alla capsula, mentre su altri Pokémon sarà più difficile. Il boosting delle forme paradosso, facciamo una parentesi nella parentesi nella parentesi, sembra essere 1 e 3 e l'oggetto questo sembra essere consumabile, quindi attenzione, bisogna poi ancora un po' studiarlo, però è un oggetto nuovo, chiaramente, che triggera le nuove abilità e quindi dovevamo metterlo nel computo totale, abbastanza semplice, no? Come concetto. I prossimi due sono uno complicato da spiegare, ci vorrà qualche minuto, e uno devastante. Parliamo del Loaded Dice, dai. Allora ragazzi, dado truccato. Loaded Dice, un altro strumento che abbiamo visto svelato nel corso del trailer dei mondiali, eccetera, eccetera, eccetera. Strumento che aumenta la possibilità di colpire con più colpi con le mosse multi-hit convenzionali. Attenzione, perché questo ha un funzionamento un po' molto particolare. Non è che si dà il dado truccato e automaticamente le mosse multi-hit attaccano 5 colpi. No. Allora, aprite bene le orecchie. Innanzitutto bisogna fare un distinguo da data mining e da test che stanno facendo in tanti anche su Smogon, che ringraziamo. Sembra funzionare così. Poi probabilmente ci saranno delle rettifiche, ma diciamo siamo molto sicuri al 97,8%, quindi dai, ci può stare. Dato truccato. Per quanto riguarda le mosse multi-hit, ci sono due famiglie. Le mosse multi-hit classiche, infatti come potete vedere io ho scritto convenzionali, tipo Bullet Seed, Sfuriate, ok? Quelle mosse che hanno un unico accuracy check, cioè una volta che entra la prima, entrano tutte 2, 3, 4 o 5, a seconda dei colpi che si fanno, che differiscono dalle mosse multi-hit, che sono comunque multi-hit, multicolpo, ma hanno accuracy check, cioè devono, il gioco deve calcolare se la mossa entra o non entra per ogni colpo, ok? Come ad esempio la celebre, diventata celeberrima, nuova ma già celebre, Triplo Axel, mossa ghiaccio, ok? Quella abbiamo visto giocare e rigiocare a Axarena e Weavile. Se, partiamo dalla seconda categoria, il dado truccato sta addosso a un Pokémon che usa Triplo Axel, ha un funzionamento che è diverso. Fa 3 colpi, il massimo. E se entra la prima, entrano tutte e 3. Quindi, bomba a mano, se voi date il dado truccato a Weavile, può fallire, ma se entra la prima, la cura si check, è già passato anche per gli altri colpi e fa 3 colpi. È come se diventasse da multi-hit a una single move, che però hitta 3 volte, quindi c'è comunque anche la possibilità di crit dei vari colpi, ma al di là di quello è come se fosse una mossa unica. Bam!
Buono. Sulle mosse invece convenzionali funziona così. Accuracy check, la mossa entra. Bullet seed, va bene? Semitraglia. La mossa entra. Se il gioco prevede che la mossa faccia di suo 4-5 colpi, a posto, il bullet seed non viene neanche calcolato. Firmeremmo per fare almeno 4 colpi, no? 5, vabbè, è il massimo fattibile, quindi a posto. Se invece il gioco calcola che la mossa faccia meno di 4-5, quindi 2 è il minimo, o 3, entra il gioco il dado truccato che garantisce una possibilità che venga alzato a 4-5. Quindi, col dado truccato, capite per il motivo per il quale vi ho detto, se, Bullet Seed, ad esempio, fa almeno 4 hit. Non è detto ne faccia 5, ma ne fa almeno 4. Può essere buono, eh? Può essere buono, secondo me sarà molto situazionale, perché io su Umbrella non faccio per dire, vuoi anche la possibilità di voler fa spora più che di colpire, ci vedo più una Focal Sash, più un Focal Nastro, però... Vabbè, ok. C'è una nuova mossa, peraltro, quindi attenzione, alert, spoiler... Sempre qui, benissimo. Che è la mossa dei topini, va bene? Population Bomb, che è una mossa che è multi-hit che va da 1 a 10. Ecco, con questa in realtà ha un funzionamento molto diverso. Perché su questa mossa qua si ha la possibilità di giocarsi il dado truccato giusto per variare sul 4-10 hit. Quindi fa almeno 4 colpi, ma non di più. Quindi in realtà su il non di più, può farne anche di più grazie al dado truccato, però. È un funzionamento molto particolare che ora non andrei neanche ad approfondirvi perché tanto è su una mossa e soprattutto vi confonde le idee, che non ha così tanta distorsione perché garantisce almeno 4 di 10. Vabbè, forte per l'amor del cielo perché con Population Bomb si può fare anche uno, però diciamo che non è così forte come dire con Semitraglia di fare almeno 4 hit o con Triple Axel di fare, se passa il primo Accuracy Check, certamente 3 hit, quindi. Uno strumento molto interessante, molto particolare, probabilmente ci torneremo anche sopra, ne parleremo anche in live, vedremo. Ma l'oggetto degli oggetti, cari miei amici, e qui esigo che lasciate mi piace, vi iscriviate al canale, voglio anche fare sti 70k, puttana miseria, che se la gente si disiscrive si fa difficile. Ma comunque, prossimo è clamoroso. Prossimo secondo me sarà in ogni team, ragazzi. Ciondolo, chiaro, clear, amulet, strumento che impedisce che le statistiche di chi lo tiene vengono calate da mosse o abilità altrui. Ragazzi, prendete la vostra White Herb, va bene, e fumatevela sostanzialmente, perché ora c'è il ciondolo, c'è il ciondolo, c'è il ciondolo. Poi date questo ciondolo a un Pokémon e quel Pokémon praticamente acquisisce Clear Body. Corpo chiaro. Basta. Icy Wind, non mi droppi la velocità. Intimidate, prepotenza, un'abilità, non mi droppi. Scary Face, non mi droppi. Questo, ragazzi, è fortissimo. Questo trasformerà i Pokémon attaccanti fisici, che abbiamo già visto in epoca recente, infatti, sempre più spesso dotati di White Herb, Dynamax o non Dynamax che fossero, in autentici carri armati. È vero, ti giochi un oggetto. Non giochi la Life Orb, però questo oggetto è un nerf indiretto a Intimidate. Se ci pensate, e anche tutta una serie di mosse, vento gelato, eccetera, eccetera, che vogliono calare l'oceano. Questo è sbroccato. Io qui firmo, nel 99% dei team, lui sarà su qualcuno dei sei, sicuro, perché questo secondo me è indecente. Badate bene, questi oggetti voi li comprate nel gioco, li trovate allo shop del Delibird, del sacco di Delibird, non costano neanche un'eresia. Quindi non c'è neanche da fare i salti mortali per ottenerli. Questo è un bel, come dire, step avanti, step forward per quanto riguarda la competitività nei giochi. Io, ragazzi, concludo qui, perché sul ciondolo è talmente forte, è talmente facile che non c'è neanche da dover dire altro. Voglio sapere la vostra. Li vedremo con il content competitivo che aspetto ancora a fare. Perché chiaramente, se no, lì sì, sarebbe davvero ammazzarvi di spoiler. Aspetteremo ancora altri 2, 3, 4 giorni, dopodiché probabilmente da settimana nuova ritorno da Games Week, dove peraltro io ci sarò e vi aspetterò il venerdì con un eventone clamoroso. Allora, di pranzo, orario un po' infelice, però eventone clamoroso, perché a Games Week avremo un evento sul palco con Cugna, Casti e Marcus Stetter, fisicamente lì a giocare Scarlatto e Violetto. Quindi, ragazzi,
ma di che parliamo, se gode. E poi il sabato e la domenica che sarò presente per un mega meet and greet allo stand di Federic, dove venderemo le magliette della Randomizer e che le firmeremo tutti e sei, perché saremo tutti e sei lì, i ragazzi della Randomizer, della 3v3, allo stand di Federic. Quindi, post questa Games Week, se sarò ancora vivo, vi farò in settimana nuova tutti i content competitivi che volete. E lì, non bacatemi la micchia con gli spoiler. Detto questo, mi piacione. Iscrivetevi, non disiscrivetevi, iscrivetevi cortesemente, fatemi fa 70, poi io volevo addirittura fa 100, ma figuriamoci. Vi mando un bacione, ci vediamo oggi su Twitchone e su TikTok anche, perché come sono un TikToker. Ciao ragazzi, ore 14. Ciao ciao!